un libro dedicato a Sant'Antonio Abate, un santo che non ha suscitato il nostro interesse perché non è mai stato a Napoli, non è nato e morto in Egitto, e però ha determinato un fortissimo legame con la città di Napoli. Perché è accaduto questo? Ed è stato uno degli scopi della nostra ricerca. E nel corso di questa ricerca abbiamo portato alla luce tante antiche tradizioni, tanti modi di dire, e soprattutto cerchiamo con questo libro di far riscoprire il manufatto, la chiesa che la Damanatio Memoriae ha un poco fatto dimenticare al popolo. E quindi il recupero della chiesa, il recupero delle tradizioni per sviluppare un forte senso di identità. Un libro dedicato a Sant'Antonio, ma che ha un forte legame con la città di Napoli. Assolutamente sì, innanzitutto perché è un Sant'Antonio che per anni e per i secoli è stata una figura fondamentale, Sant'Antonio Abate, e perché si è sviluppato intorno alla chiesa anche addirittura un borgo medievale che è diventato un quartiere tuttora difficile, indubbiamente popolare, ma che ha l'intenzione di essere un punto di arrivo e di inizio, di arrivo di ricerche storiche in un certo senso, ma di inizio perché sarà la possibilità di riscoprire questo territorio. E ovviamente le tradizioni, gli usi, i costumi, le festività sono il fondamento insieme alla cultura e l'arte per poter salvaguardare Antonio Abate, santo eremita, santo che arriva poi in Francia con le sue reliquie e che poi arriva nel sud Italia dal punto di vista di figura, quindi una figura orientale, celtica e oggi napoletana. Perché parlarne? Perché è la nostra radice, le radici daranno la possibilità del progresso, il senso del libro anche. Oggi la presentazione del libro di Sant'Antonio Abate, perché le pietre sanno cosa raccontarci, e questo è un libro che ci racconta una storia di un angolo di Napoli, una storia di tradizione di Napoli che insieme a tante altre storie ci dà la grandezza della nostra città. Sarebbe bello che tanti autori, tante persone potessero scrivere di ogni pietra, perché ogni pietra di Napoli ci può raccontare una storia e noi saremmo curiosi di conoscerle tutte queste storie, anche perché le pietre a volte sono dei muri che separano le persone e altre volte invece ci raccontano storie meravigliose. Ebbene, noi vogliamo portare avanti la storia meravigliosa che le pietre ci raccontano, noi nei muri che vogliono costruire tra le persone.